Scegli di credere nella parola di Dio. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata, carissimi amici. Con grande gioia accogliamo il Vangelo di oggi e leggiamo Matteo 13, 1-9. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Amen». Carissimi, da questo capitolo 13 iniziamo il terzo grande discorso di Gesù nel Vangelo secondo Matteo. Abbiamo visto il discorso della montagna, abbiamo visto il discorso missionario. Qui c'è il discorso parabolico, cioè Gesù parla ai discepoli, ma soprattutto alle folle che lo seguivano con delle parabole, ovvero racconti che possono comprendere, perché tratti dalla vita di ogni giorno, comune e lavorativi, per riuscire a comprendere il regno dei cieli. Ecco che la prima parabola è quella più importante, quella del seminatore, di colui che è sceso dall'alto, semina e trova diversi tipi di terreno. Un terreno sulla strada, un terreno sassoso, un terreno sui rovi e un terreno buono. Il seme, che è la parola di Dio, è gettato sul nostro terreno, sulla nostra vita. Noi siamo davvero capaci di accogliere la parola nella misura in cui decidiamo. Infatti possiamo essere un giorno terreno sassoso, un giorno terreno buono, un giorno terreno lungo la strada. Tutto dipende da noi. Questo è importante. Non è che siamo sempre terreno buono. Mi verrebbe da dire che è una questione quotidiana, di come ogni giorno noi iniziamo la giornata, di quanto vogliamo e desideriamo camminare in Dio, alla sua luce e nella sua volontà. Quanto più noi ci mettiamo in questa disposizione come suoi discepoli che ascoltano il Maestro che parla, tanto più saremo un terreno buono e produrremo grande frutto. Ma se arrivano le giornate cosiddette no, questa giornata è no. Questa giornata è iniziata male, finirà male. Il cristiano non ha giornate no, perché Cristo è risorto 2000 anni fa e vive ogni giorno. E anche se io cammino nella valle oscura, la luce del risorto è con me. Quindi per il cristiano non esistono giornate no, piuttosto esistono giornate dove la porta stretta che ci viene posta davanti è davvero stretta, ma possiamo passare attraverso questa porta. Ecco il segreto per produrre grande frutto. E Gesù in questa parabola usa una terminologia agricola. Aveva studiato, passando, trascorrendo i suoi anni, come gli agricoltori, i seminatori facevano nel seminare e poi nel raccogliere. E ha detto delle cose anche insensate, cioè non è possibile che il seme che cade sul terreno buono
possa dare il 100, il 60, il 30 per uno. Ci sono degli studi che al massimo poteva dare il 20 e 30, proprio era tanto. Gesù dice che possiamo dare il 100. Significa che quando, anche oggi, noi ci mettiamo in quella disposizione di accogliere la sua volontà, accogliere il suo progetto, accogliere il suo amore, produrremo grandissimo frutto nella nostra vita, nella nostra salute, nella nostra famiglia, nel nostro lavoro. E allora apriamo le nostre mani, le braccia, dicendo grazie, Signore Gesù. Grazie perché Tu mi hai parlato oggi. Io voglio seguire la Tua parola, voglio credere, scelgo, decido di credere in questa parola che Tu mi hai donato oggi e voglio che la mia vita sia dedicata a Te. Voglio innalzare il Tuo nome sopra ogni altro nome e metterti al primo posto, Gesù, affinché Tu mi possa benedire e io viva producendo grande frutto. A Te l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, ricevete lo slogan di oggi: scegli di credere nella parola di Dio e produrrai grandissimi frutti in tutta la tua vita. Di seguito, al termine di questo video, troverete nella schermata un link centrale dove vi potete iscrivere alla serata prossima biblica in vacanza con la Bibbia, che faremo tra qualche giorno, venerdì sera, e anche alla giornata Relax in Cristo qui a Strona, domenica 4 agosto. Ma soprattutto vi chiedo di scrivere un vostro ringraziamento per come la parola di Dio in questo tempo vi sta accompagnando. Sempre in quella pagina troverete il link per dare gloria a Dio per la potenza della Sua parola. Grazie per avermi accolto, un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Koinonia Giovanni Battista Oasi di Biella. A domani, ciao!